sta già riprendendo. Ciao. Avete il cannone. Il Adesso che avete il cannone. A Roma, ho preferito stare con i compagni di viaggio.
riusciamo a fare un attimo di silenzio? Sì. La tua parte dovete fare silenzio. Perdonate, velocemente. Tanto un ringraziamento a Sua Eccellenza per essere qui, un ringraziamento a tutte le autorità religiose, civili, ai nostri concittadini. Oggi non so da dove girare. Oggi ricorre il primo anno della festa della Polizia Provinciale. Noi avevamo già realizzato, avevamo approvato una delibera con la quale abbiamo istituito San Gaetano Catanoso, patrono della Polizia Provinciale della Provincia di Reggio Calabria. Quindi oggi, ringraziando il Presidente della Provincia, il Comandante, ma soprattutto l'intera giunta e il Sindaco Lillo Sapone, il Curio di San Lorenzo, abbiamo pensato, così come diciamo, è giusto che sia, essendo il protettore della provincia, di porre il busto qui davanti alla sala del Consiglio Provinciale. Il busto è stato offerto dall'amministrazione comunale di San Lorenzo, la comunità di San Lorenzo e la comunità provinciale è felice di accogliere anche non soltanto il busto quale forma artistica, perché è stato realizzato dal professore della Seta, che io ringrazio per la sua bravura, siete qua, dalla SIEL che ha fatto un piedistallo meraviglioso, ma non tanto per la bellezza artistica, dicevo, quanto per la devozione che ci deve spingere a imitare anche nel quotidiano il nostro santo. Per cui io vi invito adesso alla cerimonia, lasciando la parola al Presidente, e poi subito dopo la cerimonia a un coffee break che sarà giù. Vi ringrazio. Allarghiamoci. Un attimo. Cominciamo la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine di San Gaetano Catanoso, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio di gloria e letizia dei suoi servi fedeli, che ci hai dato in San Gaetano Catanoso un segno della sua protezione, faccia risplendere il suo volto su di voi. L'intercessione di San Gaetano Catanoso vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con Maria Regina di tutti i Santi la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Intanto per ringraziare Sua Eccellenza il nostro Vescovo, Sua Eccellenza il Prefetto, tutte le autorità civili, militari e religiose che ci hanno accompagnato in questo giorno per noi straordinario. È straordinario perché San Gaetano Catanoso è stato ed è un santo straordinario. La sua straordinarietà nasce dall'essere stato, nell'arco della sua vita, vicino agli umili, gli oppressi, gli ultimi, e per aver tracciato un percorso all'interno della nostra provincia le cui tracce ancora oggi sono tangibili e concretamente visibili. Per ultimo la realizzazione dell'ordine delle suore di Veronica del Porto Santo. Per noi è un momento di festa perché lo abbiamo con tutta l'amministrazione eletto come patrono della nostra provincia e proprio per questo vi ringraziamo per la solennità che abbiamo voluto dare a questo momento con l'augurio e l'auspicio che ci assista durante il nostro mandato, il nostro percorso amministrativo, illumini i nostri vigili, la nostra polizia provinciale che si spende quotidianamente sul territorio e soprattutto ci guardi con il suo occhio benevolo e ci assista nel nostro impegno quotidiano. Quindi grazie a tutti voi e grazie per la vostra attenzione. Naturalmente c'è anche il sindaco di Corio perché sappiamo che San Gaetano Catanoso è nato a Corio e quindi abbiamo anche le radici vere della sua appartenenza alla nostra provincia. Quindi un attimo per un saluto. Sì, vorrei ringraziare tutti, saluto tutte le sue eccellenze, grazie a tutte le autorità religiose, sua eccellenza e il prefetto, le autorità civili e militari. In particolare vorrei salutare e esprimere un apprezzamento al comandante della Polizia Provinciale che si è, per il suo impegno particolare che ha messo nell'organizzazione di questa giornata festa in veramente si è capita la devozione del comandante nei confronti del nostro santo. Un saluto particolare a tutti i miei cittadini, agli amministratori comunali di San Lorenzo che oggi hanno potuto direttamente, personalmente essere qua e condividere con noi questo momento di gioia. È chiaro che siamo orgogliosi, diciamo, soprattutto noi del Comune di San Lorenzo, di avere un nostro concittadino santo. Orgogliosi e abbiamo ritenuto sempre, da sempre, doveroso spenderci e investire su questo. Nell'insediamento della mia amministrazione nel 2005, l'anno che è coincisa proprio la canonizzazione, ci siamo adoperati, abbiamo sentito il dovere proprio di investire su San Gaetano Catanoso, abbiamo realizzato una serie di investimenti, una serie di interventi finalizzati proprio a promuovere la figura del santo e anche a valorizzare le strutture, gli immobili che in qualche modo appartenevano o hanno interessato il santo durante la vita trascorsa a Corio di San Lorenzo. Certo si fa sempre poco per un santo, soprattutto per ciò che lui ha fatto per noi e ciò che ancora potrà fare. Perché siamo convinti che un santo, così come tanti altri, San Gaetano Catanoso, così come tanti altri santi o beati, di cui la nostra terra è così ricca, ecco, possono contribuire veramente al miglioramento della nostra società, veramente al quel rinnovamento culturale e morale che secondo me è essenziale perché avvenga un miglioramento veramente delle nostre comunità. È chiaro che da questa sede sicuramente San Gaetano Catanoso saprà parlare a tutti, diciamo, ai politici, agli amministratori, saprà suggerire i suoi insegnamenti per prendere poi le decisioni più giuste e più adeguate affinché ci sia un vero miglioramento delle nostre, dei nostri territori e della nostra comunità. Ringrazio con tutti e chiudo con questo. Naturalmente un ringraziamento e un complimento va al maestro La Sera di qua con me che ha realizzato questa bellissima struttura e alla società SIEL che ha realizzato il basamento in pietra di Lazzaro. Grazie. Prima di scendere sotto per un coffee break. La consegna di un quadro. E anche la
Bello, bellissimo. Grazie. Grazie. Grazie, sai che fa la signora ci deve insegnare. Anche la dottoressa Catanoso ci vuole consegnare una medaglia. Io colgo l'occasione, oggi è la festa di Santo Padre Catanoso, perché io sono di San Catanoso. Senti il dovere, siccome ho realizzato una medaglia, già che è stata presentata al Comune, di rendere partecipe anche la provincia in questa grande giornata. Grazie, una medaglia del diabete. Del diabete che ci ha dato la dottoressa Catanoso. Per conoscere a tutti quanti alla provincia, perché nessuno lo sapeva, e quindi colgo l'occasione. La ringrazio molto. Grazie. Thank you.
Ecco Presidente, è una giornata importante questa per la Polizia Provinciale, ma non solo. Un segno quasi di fedeltà religiosa quella della Polizia per la provincia di Reggio Calabria. Sì, lo è per tutto il territorio. La verità è che San Catanoso è stato ed è un santo particolare. La sua particolarità nasce intanto dall'essere stato sempre a fianco agli umili, agli oppressi, agli ultimi della nostra provincia, e poi anche il suo modo di essere vicino a questa gente in qualche modo ci assomiglia, ci accomuna, quello di essere vicino ai territori. Lui ha girato la provincia in lungo e largo, vicino a tanti paesi del nostro entroterra, anche della stessa provincia, ha portato un messaggio di serenità, di pace e di sviluppo. Noi ci sforzeremo di seguire le sue orme e di fare altrettanto. È chiaro che approfitteremo del suo affetto e della sua benevolenza perché ci illumini in questo nostro percorso amministrativo. Ecco, abbiamo al suo fianco il vicepresidente, che sappiamo essere cittadino di Motta San Giovanni. Un pensiero particolare in questo momento a Francesco Azzarà. È un momento istituzionale forte, quindi cosa possiamo dire? Migliore occasione è quella di affidare anche a San Gaetano Catanoso affinché possa muovere le coscienze di chi lo tiene sequestrato, perché possa essere liberato e ridato alla famiglia e ai suoi genitori, che sono tanto in pena per questa vicenda che ormai sta diventando molto lunga da più di un mese, per cui speriamo che con l'intercessione di San Gaetano Catanoso si possa arrivare anche alla sua liberazione quanto prima. Ecco, tutta l'Italia si è stretta intorno a Francesco. Francesco è un cittadino italiano, comunque Francesco è un cittadino altruista che sta dando la sua vita per aiutare i più deboli, in queste cose i bambini. Beh, diciamo che dava la sua opera a favore di quei paesi, di quei popoli dove non c'è nulla o quasi nulla, per cui è questo il di essere volontari in un paese veramente abbandonato da tutti, e soprattutto in una struttura dove venivano assistiti i ragazzi, cioè quelli che in quei paesi non contano nulla. Quindi questo dice lunga su quell'impegno, sull'impegno che Francesco ha dato prima nella sua prima esperienza, ma quello che stava dando adesso. Speriamo che, come dicevamo prima, possa essere ridato agli affetti della sua famiglia il più tempo breve possibile. Grazie. Allora, insieme al sindaco di San Lorenzo, il dottor Lillo Sapone, in questo caso Lillo Sapone da Corio, così come da Corio di San Lorenzo, così come San Gaetano Catanoso da Corio, 1879-1963. Ecco, forse uno dei primissimi riconoscimenti del santo dell'area grecanica. Sì, sicuramente dopo 1000 anni circa, perché altrimenti dobbiamo fare un passo molto indietro al tempo dei bizantini a San Gerasimo da San Lorenzo, e in quell'epoca ce ne sono stati parecchi santi, però San Gerasimo proprio da San Lorenzo, un monaco basiliano, che mi dispiace poi si sia un po' trascurata la devozione nei suoi confronti. E certo, oggi nella nostra epoca e nei nostri tempi San Gaetano Catanoso è il primo ed è l'unico santo recente, San Gaetano Catanoso, che in qualche modo dà lustro a tutta l'area grecanica, quell'area un po' depressa, un po' degradata, quell'area formata da tanti piccoli centri montani, semplici, umili, e da quella zona, da quei paesini proviene San Gaetano Catanoso. È là, in quella zona, che si respira proprio l'essenza della semplicità e dell'umiltà di un grande santo, di San Gaetano Catanoso. E noi siamo andati a respirare questa semplicità a Papisca. Però sindaco, le voglio chiedere una cosa: come mai non riusciamo neanche a capitalizzare, tra virgolette, in senso positivo, un santo? Da un'altra parte San Gaetano Catanoso sicuramente avrebbe fatto la fortuna del territorio, o comunque avrebbe richiamato tantissimi fedeli. Cos'è che manca per fare questo a Corio di San Lorenzo? Beh, io ritengo che la cosa essenziale sia la devozione verso il santo.
Questo sì, questo lo diamo come prima cosa. Le amministrazioni comunali, almeno la mia, insediatesi nel 2005, proprio lo stesso anno della canonizzazione di San Gaetano Catanoso, è ritenuto doveroso spendere molto, investire molto nei confronti del santo per diffondere il santo, la figura del santo, e anche per valorizzare gli immobili e comunque tutte le strutture che in qualche modo hanno interessato la vita di San Gaetano Catanoso nel comune di San Gaetano. Ma Pisca per esempio è eccezionale, stupenda nel contesto. Grazie alla provincia e allora presidente Fuda abbiamo avuto un finanziamento poi anche aumentato con l'amministrazione Morabito, che ringrazio ancora, per realizzare la strada di Papisca in modo tale da poter valorizzare quel territorio che ha interessato tantissimo una grande parte della vita di San Gaetano Catanoso, la zona di Papisca. Ma non solo questo, abbiamo individuato e restaurato con un restauro conservativo la casa di San Gaetano Catanoso, abbiamo valorizzato le strade di pellegrinaggio via San Gaetano Catanoso, via Petraella, abbiamo fatto delle tabelle, dei target, abbiamo fatto dei gadget. Abbiamo istituito il premio San Gaetano Catanoso. Manca l'itinerario religioso. Abbiamo fatto un itinerario religioso, ecco, certo. Anche in lingua grecanica, abbiamo istituito, abbiamo proposto San Gaetano Catanoso quale patrono della provincia di Reggio Calabria, sostenuti sempre da Gianni Verducci e dal presidente Morabito. Oggi avviene la posa di un busto proposto e donato dal comune di San Lorenzo gratuitamente. È chiaro che queste cose sono delle cose che promuovono sicuramente il nostro santo. Certo, è sempre poco quello che si fa per un santo, lui ne ha fatto tantissimo per noi, lo ha fatto prima e lo sta facendo pure ora. Però è dovere di un'amministrazione investire, promuovere iniziative, e questa sicuramente è una delle grandi iniziative che è riuscito a promuovere e a realizzare il comune in sinergia con la polizia provinciale, con l'amministrazione provinciale, con le associazioni e con le istituzioni territoriali. Ecco, a proposito di polizia provinciale, qui abbiamo il comandante, il dottor Domenico Crupi, comandante della polizia provinciale. Simbolicamente, aspetti che tolgo di mezzo il filo, simbolicamente possiamo fare un passaggio di consegna del santo, anche se poi il santo è di tutti, di ognuno di noi che è credente. Quindi un passaggio molto rappresentativo. San Gaetano Catanoso adesso rappresenta anche la polizia provinciale. Ah, per noi è un momento di grande soddisfazione e di grande orgoglio. È una cosa che abbiamo voluto con forza e con fermezza. È un lavoro che è iniziato tanti anni fa. È iniziato con il sindaco di San Lorenzo, con il quale insieme all'amministrazione provinciale ci siamo impegnati a far sì che il santo Gaetano Catanoso diventasse il patrono della polizia provinciale d'Italia. Come ho detto, è stato un iter complesso, un iter che ha visto impegnato appunto l'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria Bova. Il nostro presule si è assunto l'onere e l'impegno di fare la richiesta al Vaticano, e lì, dopo un'indagine molto complessa, finalmente si è arrivata ad una conclusione che oggi è motivo di veramente di grandissima soddisfazione. Soddisfazione perché questo va a premiare un gioco di squadra. Quando si vuole una qualche cosa si può avere, e questa è la dimostrazione. Bene, sindaco, una stretta di mano per andare a simulare quella che è la consegna di fede. La sinergia interistituzionale che abbiamo accennato prima, ed è così che si raggiungono gli obiettivi migliori, lavorando insieme con la polizia provinciale, con la provincia, con le istituzioni territoriali, con le associazioni. E aggiungerei con la benedizione di San Gaetano Catanoso. Senza di quello non si va da nessuna parte. Grazie. E grazie. Poi un ringraziamento a chi ha realizzato questa statua in bronzo, e soprattutto voglio dire la base, che è fatta appunto con prodotti locali, pietra di Lazzaro, che è qui presente anche la titolare. Bene, grazie per la curiosità, adesso avremo poi modo di approfondire anche nei dettagli. Grazie, grazie comandante. Sì. Cosa? Dammi il filo. Aspetta, c'è la foto. Quindi la pietra è la sua. Chi l'ha scolpita? Lei? Scalpellino. Sì. L'abbiamo scolpita nella cava di Capodanno. Nella cava. Va bene, allora sentiamo. Insieme all'assessore
alla cultura e legalità. Assessore, cultura, fede e legalità si intrecciano quest'oggi? Direi proprio di sì. Vede, l'apposizione del busto di padre, per me padre Catanoso, poi San Catanoso, non è solo un fatto così, come le posso dire, di festa, no, è qualcosa di più, di molto più profondo. Ha un significato, a parte il fatto che è stato rivolto volutamente verso il Consiglio, perché abbiamo bisogno di una protezione e di una illuminazione davvero, e ci vuole. Ma sta a significare anche l'apertura di questa giunta e di questo consiglio, che lavora veramente all'unisono, verso la città. Questo palazzo ha bisogno di essere rispettato. Fino a qualche giorno fa in questo palazzo, da dove le sto parlando, si fumava. Ora non si fuma più. È l'affermazione della legalità. Questo palazzo si apre alla città, questo palazzo sarà abbellito, reso ancora più bello dalla una convenzione con la sovrintendenza, per cui tutti questi corridoi, questi spazi vuoti saranno riempiti con un percorso archeologico storico fatto tra una convenzione tra la sovrintendenza e i nostri architetti. Ogni reperto archeologico, ogni mosaico sarà corredato di una didascalia in 6 lingue, compreso il russo e l'arabo. Ci sarà un presidio della Polizia Provinciale dentro il palazzo, ci saranno delle hostess che spiegheranno ai turisti che dovranno venire in maniera numerosa a vedere queste cose. Una novità ancora, saranno riattivate le settimane della cultura con un momento di importanza maggiore il sabato sera nel Salone Monsignor Ferro, dove sarà messo un pianoforte di grande livello, dove attorno a questo pianoforte ci saranno dei momenti di cultura di elevato spessore, cultura in senso lato, dall'arte alla letteratura alla musica, non soltanto alla musica. Ma tutto questo perché? Perché questo non è un mercato persiano, questo è un palazzo delle istituzioni, è un palazzo che deve diventare un palazzo della cultura sotto tutti i punti di vista. La provincia è cultura, la cultura è legalità, la legalità e la cultura sono fede, tanto è vero che la presenza di San Catanoso, per me, ribadisco sempre, padre Catanoso, lo sento più vicino. E vedete, guardate il sorriso di padre Catanoso, guardate le immagini di padre Catanoso, non vi sembrano il sorriso del calabrese tipico, del calabrese che ha sofferto, del calabrese che ha dato tutto se stesso al mondo? E questo credo che sia il messaggio migliore che noi possiamo dare. Qua alberga la legalità. Grazie. A conclusione di questa mattinata, un ultimo pensiero del sindaco di San Lorenzo e di Corio, in questo caso il dottor Lillo Sapone. Beh, è chiaro che in questa giornata di festa il pensiero va anche a Francesco Azzarà e speriamo che l'intercessione di San Gaetano Catanoso dia frutti positivi al più presto, affinché Francesco possa riabbracciare al più presto i suoi familiari, la sua comunità e tutti noi. Un operatore di pace, una persona che è andata per spendersi verso a favore dei più deboli, a favore dei più piccoli, come ha fatto San Gaetano Catanoso, quindi ha in qualche modo avuto una riflessione dei suoi insegnamenti, sta dedicando una sua vita nei confronti dei più piccoli e dei più deboli in una regione abbandonata del terzo mondo. Che San Gaetano Catanoso interceda per noi. Bene, noi ci uniamo a questa, a questo. La porta fortuna. Ecco lo slogan. La Calabria, io ho coniato questo slogan. Adesso ho vinto anche la Bivone, no? Come miss. Allora, sicuramente porterà fortuna pure a questo giovane che è andato là per servire e purtroppo adesso sta subendo quello che onestamente non meritava, come non merita nessun uomo, la libertà non si nega a nessuno. Però Azzarà, credetemi, sarà liberato tra qualche giorno. Ecco, ce lo auguriamo. Vi ricordiamo Francesco Azzarà, cittadino di Motta San Giovanni, prigioniero in Darfur, sequestrato non si capisce da chi da oltre un mese. Assessore, visto che ha nominato la Miss Italia, anche questa è un'altra piccola perla che andrebbe sfruttata al meglio. Le dico una cosa, guardi, la Bivone è una ragazza calabrese che viene da un paese che si chiama Sinopoli. In quel paese c'è una Madonna del Gaggini. Questa ragazza, se è, come sono sicuro che sia, una ragazza
dal temperamento calabrese che ama questa terra, sicuramente porterà tanta di quella gente nel suo paese, che aprirà le porte a quei luoghi bellissimi che ci sono lì e in tutto il circondario. Una Madonna del Gaggini, se lo sapesse il mondo, verrebbe a far la fila per vederla. A lei il compito di essere ambasciatrice di questo messaggio. È una ragazza in gamba, l'abbiamo avuta pure ospite, noi l'abbiamo, per così dire, sponsorizzata, nel senso che l'abbiamo aiutata. Sono sicuro che porterà molto lustro alla regione Calabria. Sono certo, perché la Calabria porta fortuna. Grazie. Grazie ancora. Ecco, sindaco, lei è sindaco di Bova, quindi comunque da quattro mesi, ma comunque un comune vicino a San Lorenzo, confinante, per cui San Gaetano Catanoso, se si dovesse fare comunque un problema di territorio, ma abbiamo già detto più volte, i santi sono di tutti, però un santo nato e cresciuto e che ha operato al confine del territorio comunque è sempre un qualcosa di importante da capitalizzare anche. Io innanzitutto ringrazio il dottore Lello Sapone che oggi ci ha invitato qui a partecipare a questa splendida manifestazione. Io ringrazio pure la suora Veronica del Volto Santo che sono state presenti lì a Bova per circa 10 anni e hanno svolto un eccellente servizio sia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria agli anziani e sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Quindi questa presenza lì è stata per noi come un pilastro, diciamo, portante per la nostra comunità. E purtroppo per varie vicissitudini, diciamo, anche per mancanza di vocazioni, l'anno scorso abbiamo avuto, diciamo, la revoca da parte delle ultime due suore che erano rimaste a Bova, per cui questo mi è dispiaciuto molto. Però quest'anno, diciamo, abbiamo mantenuto, diciamo, sempre come suore Veronica e Volto Santo la scuola dell'infanzia, che è una cosa molto importante per la nostra comunità. Quindi per questo, diciamo, ringrazio la madre generale, ringrazio tutto l'ordine e ringrazio pure il dottore Lello Sapone che oggi, diciamo, ha voluto essere pure qui, ci ha voluto essere, rendere partecipe a questa manifestazione. Grazie. La lettera di arrivare.
arrivato tardi, che ho avuto un incidente. Sto andando, che dobbiamo fare una consegna di laurea.